Sono Patrick Losano, gestisco questa realtà culturale che diciamo, prende il nome di Associazione Galleria Losano Arte e Cultura. Cos'è scultura diffusa e perché è nato scultura diffusa? Nasce sicuramente da una forte passione, diciamo, per la scultura. Nasce come scommessa per portare a Pinerolo, una città di provincia, un evento alternativo a quello che erano le manifestazioni tradizionali, diciamo, della città. Questa terza edizione ha chiuso un piccolo ciclo che è partito con la prima edizione. Non poteva mancare l'uomo con tutte le sue contraddizioni. L'autore invitato è stato Paolo Grassino. Quando ho pensato all'artista che potesse diciamo, rappresentare l'essere umano, ho pensato a lui. L'esperienza maturata edizione dopo edizione ci ha permesso in qualche modo di crescere, di alzare anche, diciamo, l'asticella, arrivando a un nome di uno scultore di fama sicuramente nazionale ma internazionale come Davide Ribalta. Provo a raccontarvi quello che è il suo pensiero, che non è quello di mera riproduzione scultorea, diciamo, dell'animale, ma il lavoro sta proprio, diciamo, nell'incontro tra l'opera d'arte e, diciamo, il cittadino. Questa edizione è stata connotata fin da subito da un coinvolgimento diretto e fin dalle prime fasi di progetto degli artisti, che nella fattispecie sono stati due scultori che hanno lavorato a quattro mani, sono Paolo Albertelli e Maria Grazia Abbaldo dello studio Ceci di Torino. Si è cercato di far interagire l'opera a quello che era l'architettura o lo spazio del luogo, una sorta di resilienza, quindi la trasformazione, diciamo, della natura negli anni, nel tempo, attraverso le architetture. Invitammo l'artista Karin Grudda a misurarsi con quello che era, diciamo, voleva essere un'edizione sperimentale. I suoi, diciamo, personaggi nascono dal sogno e da una personale interpretazione di quello che sono i ricordi, diciamo, dell'artista.